Ciao a tutti ragazzi, sono Luca Nero Azzurro. Che male che mi fa male la gamba. Che male che mi fa male la gamba. Allora, titolo del video: situazione d'Albert. Arriva all'Inter. Adesso vedrò bene poi cosa scrivere. Comunque, sì, d'Albert sarà il prossimo nostro acquisto, penso. Non so bene se riusciremo. Io no, se Sabatini riuscirà a portarlo prima della tournée all'Inter, ma Nizza ha praticamente detto che lo vuole per i preliminari di Champions. Mi sembra di aver letto e di aver capito. La situazione è questa, quindi Sabatini in conferenza stampa appunto ieri ha detto che per D'Albert le parti sono parecchio vicine, ha lasciato intendere tutto, che Nizza appunto lo vuole tenere per questi pesantissimi preliminari. Quindi un po' rivaluto quello che ho detto nel video ieri, dicendo che chi cazzo fosse D'Albert e perché ci stessimo mettendo 37 mesi per portarla a casa. Bensì, prima questi fanno gli stronzi e vogliono alzare il prezzo sempre di più, poi loro stessi tendono a, come si dice, a voler tenere il giocatore. L'Inter gli dice va bene per il preliminare, quindi c'è poco da discutere. Questa è la decisione sia del Nizza sia dell'Inter. L'affare si farà su una base di 25 milioni di euro. Io adesso, ripeto, non voglio stare a fare paragoni con niente e nessuno, nel senso, cioè, magari a 30 quelli hanno preso Bonucci, noi a 25 prendiamo D'Albert, perfetto. Non voglio pensarla in questo modo assolutamente. Voglio guardare in casa mia prima di tutto, poi il resto sarà una cosa a venire. Speriamo veramente che D'Albert, come già vi ho detto, è stato messo in campo nella top 11 della Ligue 1, possa fare davvero bene per la nostra Inter, per la nostra fascia, speriamo. Non voglio più vedere Nagatomo, ti prego, non ne voglio più vedere, basta, vattene Nagatomo, vattene. E speriamo, ripeto, che possa far veramente bene come ha fatto quest'anno a Nizza, che dimostri di avere grinta e carattere, dimostri soprattutto che le parole che ha detto, diciamo, che ha fatto capire, nelle quali si intuisce che lui desidera tantissimo venire all'Inter, sta sposando il progetto di Suning e tutto il resto, possano far sì che questo possa diventare un quarto di quello che è stato Maicon per noi. Mi basta un quarto, veramente, non voglio esagerare. Quindi, vabbè, non sto ancora a dire benvenuto da Albert, ma ci siamo quasi. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale Instagram, seguitemi su... è il contrario. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, seguitemi su Instagram, pollice in su per il nostro D'Albert e come diciamo sempre, nella gioia e nel dolore, non c'ho il muscolo. All'Inter abbiamo giurato amore. Amala!